Ciao a tutti, io sono Caccio e questo è un nuovo video per Hollow Series ed è un video particolarmente importante per me perché, come avete potuto leggere dal titolo, si parla di Meredith Grey. Meredith Grey è il mio animale guida. Meredith Grey riempie le nostre vite di talmente tante sfighe e talmente tanti mai una gioia che Meredith Grey è diventata effettivamente il personaggio più sfigato di tutte le serie mondiali. Quindi questo è il video delle 10 sfighe che sono capitate a Meredith Grey. Partiamo dalla prima, la famiglia. E qua si apre un capitolo infinito. Abbiamo la madre con l'Alzheimer che poi si risveglia e gli dice: ma tu fai schifo, io ero un genio e tu fai cagare. La madre schiatta, ma prima di schiattare fa una figlia con Richard Webber, il suo capo e amante, per cui il matrimonio tra lei e il padre di Meredith, che diventerà un alcolizzato dopo che Meredith ucciderà tra virgolette la sua nuova moglie, e poi avranno altre due figlie, e quindi Meredith Grey ogni tanto si trova delle sorelle così a gratis a comparsa, prima una che schiatta, poi un'altra che invece resta. Seconda sfiga è sicuramente quando gli esplode un ordigno, appunto esplosivo, a distanza di pochissimi metri dopo un delicato intervento chirurgico. Afferra sta bomba nel corpo del paziente, la dà all'artigliere, lui gli dice: sì, sei stata brava. Lei: sì, va bene, ma tanto io voglio morire lo stesso perché stamattina mi sono svegliata con l'idea di morire. Pum, esplode la bomba, il tizio muore, lei qualche graffio, fa una doccetta insieme alle sue amiche del cuore, le amiche di merenda. Quindi questa è la prima vera volta che capiamo che è destinata a una vita atroce, però se la cava sempre. Terza sfiga, lei continua ad essere talmente depressa anche per il fatto della madre, del lavoro, solite robe, decide di lasciarsi andare perché è caduta appunto nella baia di Seattle, e niente, decide di farsi cadere nell'acqua, ma attacca, arriva Derek e la salva. Quindi diciamo seconda volta che sei lì per dire: oh, vedo il fascio di luce, e seconda volta che invece dici: oh, ciao terra. Quarta sfiga che mi sono segnato è assolutamente la sparatoria che avviene in ospedale, e quindi c'è questo tizio che va a sparare un po' in giro, un po' a caso, ma la cosa importante è che lei è tipo incinta da 6 ore, vede il tizio sparare ad Eric, piange, fa una scenata isterica, chiede addirittura al tizio: non sparare a lui, spara a me. Insomma, quindi lei vuole morire. Quinta sfiga, e siamo sempre più vicino all'idea di: guarda Meredith, che sei quasi vicino alla morte, ma non ancora, perché devi patire ancora sofferenze atroci. È l'incidente aereo. Ovviamente, se cade un aereo pieno di medici, vuoi che non ci sia Meredith Grey sopra, e vuoi che lei non viva per soffrire per la morte degli altri? Ovviamente no. Sesta sfiga che gli capita, questa diciamo che rispetto alle altre è decisamente robetta: un incidente stradale mentre è con Alex Karev sull'ambulanza. Ovviamente l'ambulanza si ferma nella curva, ovviamente c'è un temporale, ovviamente c'è un impatto, ma lei si salva lo stesso. Settima sfiga, viene pestata a sangue da un paziente. Però sì, anche lì, cioè, che sfiga, ti ammazza il paziente che stai curando, poi non riesci a parlare, di mettere il filo perché hai la mandibola tutta così. Per quanto riguarda l'ottava sfiga, è una di quelle, diciamo, sfortune che la affliggono per tutte le stagioni, ossia tutte le persone attorno a Meredith Grey prima o poi muoiono. A parte Richard Webber, tutti muoiono. Persino il suo cane, cioè compra un cane di Valcarina, prendere un cane, dopo boh 3 episodi deve già morire anche il cane, ma capite? Cioè, nona sfiga, dato che sua madre, oltre a una vita infernale e una vita di sofferenza e di solitudine, non poteva non lasciarle, diciamo, un'eredità normale, le dà anche così il gene dell'Alzheimer. Quindi non ti preoccupare Meredith, che sei lì comunque per iniziare a non ricordarti più niente, che nel tuo caso è un bene. Ultima sfiga di Meredith Grey è senz'altro quella dell'amore, cioè dopo che hai patito per anni la solitudine, il tuo periodo da donna di poca morale, riesci a trovare un uomo, ma l'uomo è sposato e poi non ti vuole e poi ti rivuole, riuscite a formare una famiglia perché comunque siete destinati a stare insieme, siete proprio la coppia perfetta, avete dei bellissimi bambini, una casa fantastica che lui ti ha costruito,
ma deve morire. Sei forever alone. Chiuderei questo video con un'espressione a tutte le persone che sono innamorate di qualcuno, stile Meredith che cuore Derek. Ricordatevi che quando lei in lacrime gli fece un bellissimo discorso, e il discorso è: scegli me, prendi me, ama me, lui scelse quell'altra. Se volete aggiungere cose infinite a questa lista, fatelo pure nei commenti qua sotto. Io vi ricordo di iscrivervi a questo canale per non perdere nessun video di All of Series, di andare a vedere la pagina Facebook, l'account Instagram, il sito, comunque è tutto nell'info box. Io e Meredith Grey siamo All of Series, quindi ciao!